Abiti d'alta moda, da sposa, sposo, cerimonia e intimo, spettacolo, musica dal vivo e balli. Un mix esplosivo che ha portato in via Aldo Moro a Frosinone, nello spazio di City Beach, centinaia e centinaia di persone e di istituzioni per assistere all'evento Notte di Moda, Spose sotto le stelle. La manifestazione è stata organizzata da Teleuniverso e dalla Banca Popolare del Cassinate, in collaborazione con l'associazione Tax System, con il contributo della provincia di Frosinone. Il defilé ha visto sfilare più di 60 abiti di alta moda che portano alto il nome della ciociaria e del Made in Lazio. Protagonisti della sfilata, due atelier della provincia di Frosinone. In una notte di moda non è mancato il Made in Italy di Maria Pia Davino dell'Atelier Nozze. È il messaggio che noi stiamo lanciando quest'estate in tutte le piazze, ma già dallo scorso anno, è quello che principalmente ci interessa, farlo capire, perché scegliere un prodotto italiano significa molto. Il Made in Ciociaria sfilerà anche sulle passerelle di Roma. C'è un appuntamento importante, il 18 novembre 2013 noi saremo a Roma, all'Alta Roma. Noi, il nostro atelier, insieme al nostro Vincenzo Ghisa, il nostro stilista, siamo stati selezionati come migliori stilisti e atelier dell'anno. Per cui andiamo a presentare la nostra collezione, il meglio della nostra collezione. Nell'ambito della manifestazione, le coppie che si apprestano a pronunciare il fatidico sì hanno potuto avere tanti suggerimenti per rendere il giorno del matrimonio perfetto sotto ogni aspetto. C'erano le auto d'epoca della Scuderia Tullio di Frosinone, gli addobbi e le bomboniere per gli invitati della Casa del Confetto di Roccasecca, le immagini del fotografo Franco Nardi, le acconciature di Simona El Style di Castrocelo, il make-up del Regno di Nefertari di Aquino, le bontà del ristorante Il Borgo Antico di Ceprano e i mobili di Terestar di Aquino. Notte di Moda è stata presentata da Freddy Donati e da Aurora Folcarelli. L'evento sarà trasmesso su Teleuniverso venerdì alle ore 21:15 e sabato mattina alle 9. Su Tudonna, canale 198 del digitale terrestre, sarà trasmesso martedì 24 settembre alle ore 21. Su Today, canale 612, venerdì 27 alle ore 21:15.